Mr. Macho, il campione degli Stati Uniti d'America, Nicholson, eccolo qui dinanzi a voi, perché il suo match sarà il prossimo contro Mr. P. E se Mr. P dovesse vincere il match, beh ragazzi, dopo SummerSlam avremo un altro title match nel quale sarà presente il gigante biondo Mr. P. Quindi qualunque sia il campione, sia se Will Thewald o Nicholson, Mr. P avrebbe una chance titolata per questo, per questa cintura. Ed eccolo qui il futuro della federazione, così si fa chiamare, però vorrei tornare un attimo indietro a Dante. Dante ne ha combinata un'altra, di questo passo la WWF lo licenzierà, senza altre parole. Io penso che la settimana prossima potrebbe essere decisiva per la sua carriera. Ora però proseguiamo, andiamo a questo match, interessante perché Mr. P è in forma e secondo me potrebbe essere uno dei prossimi contendenti al titolo degli Stati Uniti d'America. Ha già avuto quella chance, l'ha sprecata circa 4 o 5 mesi fa, adesso però è tutto diverso. Eh sì, e c'è anche l'incognita Will Thewald, l'avversario di Nicholson tra appena 7 giorni circa, 8 giorni quindi. Un Dante che ha detto esplicitamente che la WWF lo tratta male, che lui merita il meglio, cosa che non ha. Beh, diciamo la verità, Dante non vince un match ormai da 0 punti, è l'unico che ha 0 punti, che non ha vittorie, ma neanche per squalifica, cioè. È vero, l'ultimo 2 match l'ha persi per squalifica, cioè l'ha persi per squalifica nel senso. Quest'ultimo era un match senza squalifica, però c'era un match con la squalifica, però l'eliminazione, quindi. Però diciamo che non può andare avanti così. Se la WWF vuole fare un match di coppia tra Hildeborg e Dante, le cose devono essere chiare. Dante non può utilizzare mezzi illeciti, deve concludere il match. Non può sempre andarsene in questo modo. E sempre contro Abby Hardcore Legend. Bello bello intanto di Mr. P, ricordiamo ovviamente il titolo non è palio, ma se Nicholson dovesse vincere questo match contro il campione USA avrebbe dopo SummerSlam un match titolato. Eh sì, Mr. P comunque se la sta calando egregiamente, ecco qua, ho parlato. Bella lignata questo knee face buster da parte del lottatore di colore, e certamente secondo me uno che colpisce duramente è meglio di chiunque altro. Forse soltanto Big Mike e anche un po' Mr. P. Tezza Mr. P! Che ha fatto qua Mr. P. Che ha fatto qua Mr. P. Siamo troppo al volo. Questa è una manovra da Oscar. Airship, vediamo se alla meglio, forse con il suo single splash ne trapare. Eh no. Match molto fisico. E qui Tezza Big Chop, anzi Big Chop da parte del campione USA. Oh, tremendous right hand to the temple. Sì, i nostri commentatori americani Paul Bearer e Todd Grisham sono rimasti un po' allibiti da quello che è successo con Dante, non se l'aspettavano. Era l'occasione per mostrare di che pasta fosse fatto Dante, però penso sia soltanto chiacchiere di sentire dopo questa prestazione negativa. Sì, è riuscito nella standard, però poi insomma se la lasciano un po' prendere. Mr. Picco di sale spalle, vediamo chi lo prende! Full Nelson Slam! Ce l'ha fatta! Questa è una grandissima manovra da parte di Mr. P. Una grandissima manovra. Ah sì. E ancora non c'è comunque interferenza di nessuno. Però Nicholson qui lo prende, German Suplex, attenzione. Che match ragazzi, un match che con una bilancia barcolla da un monte all'altro, da una parte e dall'altra. Scusate. Questo Glorious Point veramente ricco di grandi avvenimenti. Questa situazione di Dante mi intriga, mi piace. Mr. P, neckbreaker, attenzione qui negli occhi di Nicholson, che ne sa una più del diavolo, lo sappiamo, diventerà campione, è vero, illegalmente, perché ha anche ceduto alla Wolves di MCW, però diciamo anche verità, è stato molto molto intelligente. Sì, intelligente anche in quel caso, fortunato perché c'era Triple H all'angolo. Qui esce dal ring, viene buttato fuori dal ring con Mr. P che domina questi 4 minuti di match. E Nicholson va a prendere qualcosa, attenzione che non c'è la squalifica. Eh sì, vale 2 punti questo match. Il secondo match della serata, sono 5. Poi avremo un tag team, 2 Dark Arisenci contro Franco e Duburchieri, 2 contro 2, no DQ Falls Count Anywhere match, e anche quel match sarà l'eliminazione, valevo per 3 punti, poi un punto tra Prince e Crocs e poi Big Mike contro McMorton, 2 of 3 Falls, valevo per 3 punti, tra questi due che ormai sono secondi, a parte Duburchieri che ha pari punti con Dark Arisenci.
sarà un main event spettacolare. Se quindi Serpi gira, si volta a Nicholson, che però è molto bravo tecnicamente, penso sia superiore ancora a Nicholson perché comunque è molto più esperto, ma anche Mr. P ha una grandissima tecnica, oltre che una strapotenza incredibile. E qui al volo! Che legnata! Qui l'ha steso! Incredibile! E lo va a sollevare, tutto pronto per tornare alla forza 5! Non ci credo, lo solleva! No, si scappa! Back breaker! Troppo pesante Nicholson! Infatti qua, è troppo! Dritto al petto, ai pettorali, che botta! Questo Nicholson colpisce duramente, lo sappiamo. Ma qua cosa fa? Northland Suplex! Con schieramento! Tocca le corde, l'arbitro non lo vede! 1, 2 e 3! Oh! Mr. P c'è ancora! Ragazzi, che match questo, veramente favoloso! Prima le 5 di Diad riversato in una backbreaker bellissima, e poi questa Northland Suplex che però non riesce ad arrivare a un punteggio di 3. Veramente interessante il match odierno. E Serpi back suplex! Che risposta da parte di Nicholson, qui deve chiudere. Qui Nicholson deve chiudere perché penso che Mr. P è stato devastato sulla schiena. E si colpisce la parte. E qui cosa fa? German suplex, niente a fare. Mr. P lo lancia, non sarà una buona idea, vediamo se è una buona idea. Oh, power slam! Che ha fatto? Dove l'ha sollevato? Cioè, dove l'ha fatto arrivare? Questa è una manovra bellissima. Questa è una manovra da Oscar. Braccio teso, Savon Drop! Sì, Nicholson qua veramente si deve ricorrere alle mosse illecite, alle mosse illegali con questo low blow. Infatti Mr. P qui è dolorante, Nicholson ne approfitta! Attenzione, Polish Hammer! Aia! Attenzione! Non ci credo, si attacca le corde! 1, 2 e 3! Incredibile! Non ci voglio, ma questa è dai! Questa è una rapina in piena regola. Clamoroso. Cioè, clamoroso, non ci credo. Nicholson ha la meglio su Mr. P. No, dai, però ha rubato clamorosamente. Will, dove sei? Clamoroso. Adesso andiamo a 2 contro 2 eliminazione. Senza squalifica, si può schienare anche fuori. Tra Darka Senji contro Franco e Di Burkeri.